Sarà prorogata anche per l'anno 2024 la mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa Piceno-Valvibrata. La decisione è frutto di un'intesa sottoscritta al termine di un incontro nella sede della Regione Marche, a cui erano presenti l'assessore regionale al lavoro Stefano Aguzzi, l'assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini, l'assessore alle aree di crisi industriali Goffredo Brandoni, i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali regionali e funzionari dell'INPS regionale. Noi non possiamo, diciamo così, non tener conto di chi ha subito questa crisi negli anni addietro e che ancora oggi ha una difficoltà a ricollocarsi. Quindi continuiamo a sostenere con le politiche, diciamo, di sostegno ai disoccupati coloro che ancora non si sono ricollocati, ma nello stesso momento stiamo mettendo in campo, abbiamo messo in campo tante iniziative per cercare di ricercare e creare nuovo lavoro sia per chi lo ha perso sia per chi ha una sua prima eventuale occupazione. Quindi molte politiche attive, molte politiche di sostegno alla ricerca del lavoro e all'orientamento verso le attività lavorative, ma nello stesso momento sostegno chi ancora questa opportunità non è riuscito ad ottenerla. Si lavora su più fronti, quindi da una parte si sostiene un momento di difficoltà, dall'altro si creano attraverso le politiche attive del lavoro e della formazione delle opportunità per ricollocare i lavoratori che appunto hanno attualmente perso il lavoro e dall'altro attraverso soprattutto l'azione del mio assessorato dello sviluppo economico cerchiamo di rendere le imprese sempre più attive, con fatturati più alti, con più lavoro, quindi di conseguenza con necessità ovviamente di personale e di lavoratori. Non è una situazione semplice perché parliamo di un'area di crisi industriale, però cerchiamo di utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Noi dobbiamo continuare a sostenere i lavoratori in crisi e quindi io come assessore al bilancio mi sento di dire che c'è ancora un tesoretto dei soldi che ci ha assegnato il Ministero e quindi continueremo fino a che è possibile, fino a che molti lavoratori mi auguro abbiano alternative e abbiano altre possibilità di trovare lavoro da qualche altra parte.